Allora, questa mattina siamo venuti da lei. Lei è Margot, una rotta, che il padrone ha portato in canile perché non poteva più tenerla. Lei non ha nulla che non va, non è aggressiva, ma non la volevano più. E i motivi ovviamente sono sempre dei più validi, non si possono contestare. E non si può giudicare, fatto sta che lei, da quando è entrata in canile, ed è da un po' che è qui, è un continuo declino per questa cagnolina dal punto di vista della salute. Ha fatto le analisi e sta nel complesso non bene, non ha le malattie mediterranee, ma non sta bene. È anziana, vive probabilmente in una casa, non lo sappiamo, e patisce la reclusione. Così vogliamo vedere se qualcuno magari. Non so, un rescue di Rottweiler, se è disposto ad aiutarla, noi la manderemo molto volentieri perché da sole non sappiamo come fare. La portiamo un attimo fuori dal box. Ecco qui, si è fatta mettere tranquillamente il guinzaglio. Guardate come sta questa cagnolina. Ha un pancione perché di mangiare mangia, ma non assimila bene. Perché non sta bene, non sta per niente bene. Lei mangia il Renal della Hills, ma è chiaro che il malessere dipende dalla reclusione. No, è proprio messa male, male, male questo tesoro, poverina. Ecco, guardate, guardate qui, cosa ha qui? Oh, mamma mia, sento le ossa. Però guardate che pancia e guardate la reclusione cosa fa a questa cagnolina. Guardate queste lesioni alle zampe, queste sono dovute al leccamento. E sapete perché? Chi conosce i Rottweiler sa che loro sono cani che per essere equilibrati devono vivere a stretto contatto con l'essere umano. Loro non sono cani da pastore, sono cani da difesa. C'è una bella differenza. Quell'autonomia, quell'indipendenza del cane da pastore, specie, non so, del pastore maremmano, loro non ce l'hanno. Ma questa cagnolina da una casa si è trovata sbattuta in canile. E noi non possiamo dire niente, possiamo soltanto tapparci la bocca, spegnere i pensieri che stiamo facendo e concentrarci su di lei. C'è un rescue di Rottweiler che la prenderebbe? Che la seguirebbe meglio di come si può fare in un canile comunale con tanti cani? Non le resta molto da vivere. I suoi 10 anni ce li ha ed è un cane di taglia grande. Un cane che, come vi dicevo, mangia ma non assimila perché è messa molto male psicologicamente. Molto molto male. Sta sempre sola perché ovviamente i Rottweiler non è che li abbini così facilmente con altri cani, non puoi rischiare, quindi veramente sta facendo carcere duro. Se qualcuno può, l'aiuti. Prendetela con voi, prendetevene cura. Chiaramente è un cane che quando lo portate a casa lo dovete rivoltare come un guanto. Portandolo dal veterinario, dovete fare tutte le indagini possibili e immaginabili. Se ci date una mano, le facciamo anche noi prima, però ci dovete dare una mano perché sì, il canile le ha fatte, ma una volta che le ha fatte non è che le può continuamente rifare. Il proprietario le rifà, oppure l'associazione prima di mandarla da qualche parte, da chi la chiede, le fa, con l'aiuto naturalmente dei donatori, perché altrimenti come facciamo? Sapete bene, no? Ma io sono sicura che alla fine tutto passa. Con l'uscita dal canile. Povera Margot, povera, povera creatura. Niente, non c'è altro da aggiungere. Ciao Margot, ciao. Mi dispiace non poter fare nulla nell'immediato.